Salve a tutti amici di TV6 e benvenuti a questa nuova puntata della mia rubrica Le Aquile d'Abruzzo. Oggi mi trovo ai piedi del Gran Sasso d'Italia, il monte più alto degli Appennini, e sto per incontrare un amico, una persona eccezionale che ha dedicato tutta la sua vita agli sport della montagna, Pasquale Iannetti. Con Pasquale sperimenteremo l'ebbrezza dell'arrampicata. Seguiteci! Eccomi qua, sono appena arrivato nella zona dove faremo la scalata. E ecco a voi Pasquale. Eccoci, ciao, ciao Pasquale. A tutti. Come stai? Tutto bene? Bellissima giornata in compagnia con Giovanni e con Zara. Ah, eccola qua Zara, Ciao Zara. Allora, spiegami le attrezzature che vengono utilizzate per arrampicare in totale sicurezza. Beh sì, chiaro, fondamentalmente la cosa più ovvia è la corda, varie dimensioni, forme, lunghezza, colori, eccetera, eccetera. Per arrampicare ovviamente servono un paio di scarpette, adesso si usano queste che sono praticamente con una mescola speciale. Materiali ce ne sono tanti, il casco ovviamente è un fondamentale per la protezione, freni. Ci sono questi attrezzi che si chiamano friend e poi cordini, fettucce, rinvii, cintura d'arrampicata, questo è il casco. Il caschetto immagino fondamentale. Fondamentale sì, sia perché spesso si può sbattere tranquillamente la testa oppure comunque vengono giù i sassi. Io sono pronto. Ok, adesso tocca a me, quindi cominciamo con questa avventura. Ok, siamo pronti per partire. Vai Pasquale. Pacca a destra. Quello della scalata è uno sport molto completo, si utilizzano praticamente tutti i muscoli. Molti credono che si utilizzano solo la parte superiore del corpo, invece il motore di tutto in realtà è proprio sulle gambe. Allora, abbiamo fatto una prima parte di questa falesia, di questo tragitto con Pasquale, e una domanda sorge spontanea: ma perché una persona dovrebbe incominciare a scalare? Com'è che parte questa
questa grande passione, immagino che è una passione anche questa, prima che un lavoro. Però è semplicissimo, proprio semplicissimo. Nasce da bambini, cioè i bambini quando sono piccoli la prima cosa che fanno, salgono, si arrampicano. Cioè è un istinto primordiale quello. E poi ovviamente si cresce e la salita poi va fatta sugli alberi e poi su un muretto. Cioè tutto per scoprire che cosa c'è dopo. Così è lo stesso l'alpinismo. Però una cosa, l'alpinismo, come giustamente ha scritto Roberto Iannilli, grandissimo alpinista, l'alpinismo non è un gioco, ma non è uno scherzo. Infatti vediamo, guarda, la sicurezza prima di tutto, sempre massima. Quindi si arrampica per il piacere veramente di scoprire che cosa c'è su. È una cosa difficile da poter capire se uno non lo prova, e Giovanni lo vuole provare. Quindi possiamo dire che siamo degli eterni bambini noi. Esattamente. Vai. Intanto che Pasquale si è allontanato un attimo da me, mi rilasso in questa stupenda piccola vallata che si trova vicino Pietra Camela, con il rumore dell'acqua, sentite. E ci spostiamo adesso dall'arrampicata, andiamo a fare una piccola escursione, trekking, semplice, sempre con Pasquale. Siamo spostati in un'altra zona, adesso ci dedichiamo completamente al trekking. E stiamo vicino ai Prati di Tivo, in una... nel Bosco della Schiero, precisamente. Bosco della Schiero, eccoci qua, proprio con Pasquale. E che cosa ci fai vedere adesso? Ma è un bellissimo percorso, è un sentiero che si snoda su un vecchio tratturo pastorale, diciamo oramai che era in disuso da tantissimi anni, che io ho ripulito, riaperto e segnalato. Questo quanto tempo fa? Quando l'hai riaperto? Ah, da un paio d'anni a questa parte. Ok, dai, allora immettiamoci nel bosco. Questo è un bosco secolare, si chiama Vetusto Bosco della Schiera. E queste piante che sono, Pasquale, che lasciano? Praticamente quasi tutti gli Appennini, la maggioranza degli alberi sono faggi. Quindi questa è una faggeta? Faggeta. Adesso troveremo dei faggi secolari che hanno oltre 500 anni. Pasquale, ma intanto che camminiamo non posso non notare che hai praticamente dentro la borsa dei sassi rossi. A che cosa ti servono questi sassi? Allora, questi vengono messi sopra gli ometti. Gli ometti sono dei segnali per trovare il sentiero. È un fatto naturale. Per fare gli ometti è un fatto naturalissimo. Quindi non sono segnali impattanti. Quindi è una segnaletica, diciamo, sì, naturale, sì, senza fare questa cosa qua che invece è altamente innaturale e dannosa per l'ambiente. Ok, e si mette sopra il sasso per indicare appunto la via da seguire.
ti sei mai trovato tu in difficoltà in tutta la tua esperienza? Difficoltà serie, appunto, tali, cioè di quelli che dici da qui non ne esco mai. Non mi sono mai messo nelle condizioni di rischiare più di tanto. Io sono stato sempre un alpinista che tutte le sere voleva tornare a casa, dai miei figli, dalla mia moglie, dai miei affetti, ma senza assolutamente mai rischiare più di tanto. Allora, per un profano che guarda questo bosco, pensa qui è un bosco e basta. No, non è un bosco, cioè qui dentro c'è una vita, c'è una realtà, ci sono sentieri, ci sono ruscelli, ci sono tane di volpi, ci sono una serie di fatti. È come vivere in una città dove conosci tutte le vie, tutte le piazze. Praticamente non ti stanchi mai di scoprire qua, Pasquale, tu 35 anni che vivi a contatto di più di 55 anni. So che sei non stato... finisco mai di scoprirlo e di perdermici, tra l'altro. Tra l'altro tu sei stato anche il gestore del rifugio Franchetti tempo. Per 20 anni ho gestito il rifugio Franchetti, gli anni più duri, diciamo, quelli delle prime esperienze anche d'arrampicata, insomma io mi sono formato lassù, proprio su quelle montagne, proprio in quel nido di aquile, giusto per stare in tema con questo giovanotto. Ecco perché andiamo tanto d'accordo noi due. Tu mi hai raccontato anche di come portavate i viveri al rifugio Franchetti a piedi, tutti caricati a spalla, chilogrammi e chilogrammi di alimenti. Parliamo del 1967, non esistevano sistemi diversi da quello appunto del trasporto a spalle, quindi tutte le mercanzie che arrivavano al rifugio Franchetti erano portate a spalla, da me e da tutti i miei amici aiutanti che erano con me a Franchetti, ma di tutto, parliamo dalla birra, dal vino, dall'acqua minerale, dei pelati, tutto quello che... le bombole, cioè stiamo parlando di 50 kg sopra le spalle, veramente una vita dura, però non mi sono mai, cioè più volte qualcuno ha detto ma non rimpiangi? No, parliamo seriamente, i rimpianti li lasciamo agli altri. Ora Pasquale ti faccio una domanda difficile, ma veramente difficile. Dai. Che cosa provi quando vieni qua? Ma guarda, io mi immergo in questa natura meravigliosa, ma la cosa più bella è che ti scordi di tutto. Io ti sono molto amico, e tu lo sai, semplicemente perché mi trasferisci una tranquillità tale che nessun'altra persona mi ha mai trasferito in tutta la mia vita. Hai visto che piacere? Cioè, veramente è una cosa incredibile. È inconscio, non è che io faccio più di tanto. Cioè, a me piace trasmettere proprio il piacere mio infinito. Quante volte io porto gente, perché? Perché porti gente? Perché devono capire e sapere che cosa si prova. È come se vivendo a contatto tutti i giorni con la natura tu abbia comunque scoperto quello che è il senso della vita, il reale senso della vita. E certo. Tant'è che quando mi dici... qualcuno lo deve pur fare, no? Hai ragione. È vero. Le nostre montagne ci offrono degli scenari e dei panorami veramente unici. Ti consiglio quindi di visitarla, visitare il Gran Sasso, visitare la Magliella, visitare questi luoghi fantastici. Non bloccarvi solo all'esteriorità, all'urbanizzazione, perché è qui che possiamo scoprire la nostra vera natura. Noi stessi, è qui che possiamo trovare la nostra felicità.